La congiura dei baroni fu un movimento rivoluzionario che ebbe come protagonisti, da un lato, alcuni nobili del regno di Napoli, e dall'altro, Re Ferrante d'Aragona ed Alfonso II d'Aragona. La congiura nacque dal conflitto tra la volontà del re aragonese di modernizzare lo Stato napoletano e la paura, da parte dei baroni, di perdere il loro potere e i loro privilegi. Il regno di Napoli, infatti, era diviso in feudi e governato interamente da grandi dinastie nobiliari che, nel corso dei secoli, avevano ingigantito il proprio potere, che arrivava a rivaleggiare con quello dei regnanti. Nel 1485, dopo più di 20 anni dai primi scontri, mai del tutto sopiti, alcune famiglie nobili, capeggiate da Antonello Sanseverino, dopo essersi riunite a Melfi, si ribellarono nuovamente al dominio aragonese. Il piano era semplice: alcuni nobili che governavano i territori intorno a Napoli avrebbero avuto il compito di impedire le comunicazioni tra il re ed il resto del regno, in attesa delle truppe del Papa che appoggiava convintamente la ribellione. Ma Ferrante, scoperto il tentativo di ribellione, riuscì a bloccare le truppe papali e, grazie all'alleanza con gli Sforza di Milano, inseguì e processò molti degli autori della congiura. La ribellione ebbe fine nel 1487 quando, con la scusa di un invito al matrimonio della nipote, Ferrante riunì gli ultimi congiurati a Castelnuovo a Napoli dove, nella sala dei baroni, li fece catturare e giustiziare. Antonello Sanseverino, per fuggire all'ira del re, si travestì da mulattiere e scappò in Francia dove convinse Carlo VIII ad un'infruttuosa guerra di conquista del regno di Napoli.